Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Ho tenuto un incontro pubblico a Montichiari, è stato nel 1984. Sono passati 26 anni, quando allora uscì il seminario sulla gioventù, il mio primo romanzo, e si tenne una serata al Teatro Sociale di Montichiari. Sono tanti, tanti anni, e dal momento che Montichiari non fa niente, non soltanto per me, ma neanche per se stessa, ho pensato di essere io a fare qualcosa. Dare un segno di una imprenditorialità
che nel mio caso è culturale ed artistica, ma nel vostro caso è anche lavorativa, professionale, importante. Questa è una serata veramente all'insegna della simpatia e dell'amicizia. Non ci sono fini reconditi, non sono qua a vendere niente. La mia partecipazione è a titolo puramente gratuito, di simpatia verso la sala mensa, perché è un posto carino, un posto di conversazione, ma è certamente un posto che richiederebbe un'ambientazione un po' più sofisticata. Ma questo succede non soltanto a Montichiari, ma succede in tutta Brescia. Non abbiamo punti di aggregazione importanti per persone sostanzialmente per bene che lavorino, che abbiano delle responsabilità civili e che possano incontrarsi semplicemente per mangiare, per parlare e anche eventualmente per chiudere un affare, perché è molto molto importante, specialmente in questo momento. Io ho deciso di fare omaggio di questa serata a voi, a Montichiari, in senso figurato, perché Montichiari non è qui, non è che ci siano i grandi schermi nella piazza, e comunque sarebbe deserta. Gentile signora, per apprezzare una prima donna bisogna capire la donna di prima, fino a sentire nella sua femminilità in fermento la propria a voce ferme, e io la sento, la porto in seno come se l'avessi allattata io, e ora a mammelle e altre frattaglie vizze vorrei ricongiungermi alla mia poppante migliore. Magari questa mia lunghetta letterina non le arriva neppure, anche se so che qualora le arrivasse lei è troppo spiritosa per non rispondermi. Vengo al dunque, vorrei lavorare per lei, il che significa che vorrei lavorare per il governo francese attraverso la sua première dame. La mia è una vera e propria fuga di cervello. Immagino che se mi metto al suo posto mi piacerebbe assai avere qualcuno di cui fidarmi quasi ciecamente, un factotum dotato di astrazione intellettuale quanto di senso pratico. Infine, le metto a disposizione l'intelligenza più brillante e più civile prodotta dal suo stesso paese nell'ultimo secolo.